Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Puntata mercoledì, come ieri, si continua con il match Talbot-Winnick del 1960. Siamo arrivati a gara 9, momento del match veramente intenso. Tal conduceva 3-0, ma Botvinnik ha vinto gara 8 e gara 9, si è portato sul 3-2. Attenzione, la remontata di Botvinnik. Ora Tal, pezzi bianchi, gara 10. Oggi andremo a vedere gara 10, 11, 12 e 13, sempre 4 partite alla volta, ok? Prossima settimana, martedì e mercoledì, finirà il match. Ora, la situazione psicologica si è ribaltata. Un Tal che si è rilassato troppo sul 3-0, ora dovrà fare i conti con un Botvinnik rigenerato, un Botvinnik in versione Android. Qui mi sa che Tal non avrà vita facile. Però, insomma, vediamo con i pezzi bianchi, gara 10, come andrà, se Tal cambierà qualcosa, vediamo. Perché prendere due scoppole di fila da 3-0 può portare veramente un giocatore a non credere più in se stesso, a pensare di aver buttato tutto nel gabinetto. Cercherà magari di non perdere, perché poi le reazioni sono un po' diverse da giocatore a giocatore. C'è chi subisce una rimonta e si mette a giocare magari con la paura di perdere ancora, giocando peggio, giocando condizionato, oppure viceversa subisce il fatto della rimonta e vuole vincere di nuovo per riportare il punteggio a tutti i costi a più 2, a più 3, anche lì giocando in maniera squilibrata, la squilibrata a livello mentale, non sulla scacchiera. Quindi Tal deve stare molto attento nelle prossime 3-4 partite, perché è il momento in cui devi tenere un po' il polso della situazione. Ok, andiamo a vedere gara 10, Tal pezzi bianchi 1d4. Scusate, Tal non ha i pezzi bianchi, Tal ha perso con il bianco la gara 9. Peggio ancora, Botvinnik ha i pezzi bianchi, quindi Tal deve ancora stare più attento, perché adesso Botvinnik ha l'occasione di andare sul 3-3, e se va sul 3-3 mi sa che Tal possa finire male, perché poi più si allunga il match più Tal potrebbe avere un attacco, insomma, ai reni, potrebbe avere una colica, quindi bisogna stare molto attenti. Tal pensava di chiudere il match in fretta e furia per evitare magari soliti problemi di salute, però adesso si fa duro. Ok, Botvinnik pezzi bianchi, scusate, a volte facendo le cose, diciamo, in presa a braccio, diciamo, senza programmarle prima, può succedere. Il bello della diretta. Ok, infatti mi sembrava strano che Tal giocasse 1d4 e Botvinnik gioca 1d4. Ok, cavallo f6, vedremo l'ennesima moderna Benoni. Vediamo, C4. Attenzione, G6 immediata. Prima di giocare C5 si può sempre rientrare nella moderna Benoni, però qui Tal può riservarsi sia l'estindiana che la Grunfeld anche. Attenzione, vediamo un po'. Cavallo C3, vescovo G7 e 4. Ora la Benoni moderna non è più possibile. La Grunfeld non è più possibile. Il nero deve giocare quasi obbligatoriamente l'estindiana con D6. Attenzione però, l'estindiana è la prima volta che viene giocata. Ed è estindiana. L'estindiana che tanto piace ai novizi, che tanto piace ai giocatori amatori, insomma, col nero, un'apertura che
ha sempre lo stesso schema di sviluppo, no? Quindi piace perché gli sviluppi sono sempre più o meno gli stessi a prescindere da cosa fa l'avversario. E poi è facile imbastire un attacco sull'ala di re. Ma l'est indiana è piena di sottigliezze strategiche. E soprattutto se il bianco la sa giocare bene, vi soffoca, non c'è niente da fare. L'attacco sull'ala di re faceva paura, ok, 30-40 anni fa, 50 anni fa, ma adesso ormai non fa più paura a nessuno. Se lo si studia bene, si capisce come difendersi da quella tempesta pedonale del nero. Il bianco ha sempre un gioco leggermente migliore. Infatti, oggi come oggi, l'est indiana non la gioca quasi più nessuno. Grande esperto di Est Indiana è stato Grigoric, forse il più grande esperto di Est Indiana di tutti i tempi. Giocata anche da Bobby Fischer, giocata da Kasparov. Tutti i giocatori aggressivi hanno giocato l'Est Indiana. Però oggi, con i motori, con un gioco che si è raffinato da un punto di vista difensivo, giocare certi impianti è controproducente. Si può giocare rapid, blitz, sicuramente. Al nostro livello si può giocare di tutto. Io sto parlando dei livelli top, no? E Talebot Vinic sono livelli top. Ok, all'epoca però l'Est Indiana era una delle armi più potenti per provare a vincere con il nero. Quindi Tal comunque crede nella teoria della reazione a una sconfitta, no? Non abbozza il colpo cercando di fare qualche patta per far decantare la rimonta di Botvinnik. No, lui prova, secondo me, ancora a forzare per vincere e riprendersi almeno 2 punti di vantaggio. Ma è dura, eh? Botvinnik è uno dei massimi esperti col bianco dell'Est Indiana. Anche se il massimo esperto dell'Est Indiana col bianco è stato Tigran Petrosian, inarrivabile contro l'Est Indiana. Ok, ora qui, dopo di 6, il bianco ha diversi sviluppi. Cavallo in F3 è la più comune, ma ci sono anche altre linee come Vescovo di 3. Che è la variante 6 ira 1, con l'idea di sviluppare il cavallo in E2. Poi abbiamo la variante di fianchetto con G3. La variante dei 4 pedoni giocata da Mariotti, F4. Poi ci sono altre varianti, Vescovo E2, F3, variante semi, H3. Una variante che va anche di moda oggi per poter fare poi il G4. Il problema è sempre questo, no? Provare a impedire anche F5 del nero che arriva a tempesta pedonale. Quindi a volte si gioca quello schema con H3 G4 per rendere difficoltosa la spinta in F5. Ok, ma all'epoca si giocava in modo classico, credo cavallo F3 o G3, non vedo altre grandi possibilità. No, F3 era semish, anche la semish era abbastanza giocata. La semish era molto giocata negli anni 70. Qual è l'idea della semish contro l'est indiana? L'idea della semish è quella di creare uno scudo sulle case chiare, far giocare il vescovo delle case scure, sviluppare il cavallo in E2 e quando arriverà la tempesta pedonale, ad un certo punto il bianco si fa arrivare i pedoni fino in G3 e a volte poi lo blocca con H3, cioè crea una barriera aspettando la mareggiata. È una variante che oggi si vede molto raramente, anche perché si vede raramente l'est indiana. Però questa variante è molto interessante, la semish. È molto interessante,
Vi consiglio di andare a studiare se siete giocatori di 1 di 4, perché l'Est Indiana online ve la giocano tantissimo, soprattutto giocatori tra i 1600 e 1800, ok, quei giocatori lì la giocano praticamente sempre. Bene. E come si gioca contro F3? Si va avanti con lo sviluppo tipico dell'Est Indiana, infatti arrocco. Ora qui si gioca o vescovo di 3 o cavallo E2, a seconda, anche vescovo E3. Vescovo E3. Vescovo E3 di Botvinnik. Idea di vescovo E3 è quella di giocare comunque donna D2, provare a sfianchettare il vescovo. In certi casi si arrocca lungo nella semis. E qui Botvinnik fa capire che ha intenzioni bellicose. Ha sentito l'odore del sangue di Tal, che ha perso due partite di fila. E lui è forte della preparazione che gli hanno fatto i secondi di Ivan Drago nella palestra del KGB, quindi qua Botvinnik si sente tirannico. E5, solita spinta tematica dell'Est Indiana, visto che non c'è il cavallo in F3, si può anche giocare subito, senza giocare prima cavallo di 7. E qui la spinta. La spinta bisogna sempre farla perché qui bisogna irrigidire un po' il centro, ok? Quindi bianco crea questa barriera corallina di pedoni e nero la attacca con C6. Ora non bisogna mai prendere quel pedone. Mai non lo so, ma non adesso. Perché si rimane indietro di sviluppo. È vero che il nero ha un pedone debole in D6, no? Questo pedone è debole su colonna aperta. Però bisogna sempre sapere quando eseguire questo piano, ok? Bisogna capire, questa variante è difficile col bianco per chi non la conosce o per chi vuole incominciare a giocarla. È un po' difficile, un po' difficoltosa perché non si capisce bene se sviluppare prima il cavallo o poi il vescovo. Poi quando il cavallo in E2 non si capisce se va subito giocato in G3 o bisogna aspettare. Allora, piani tipici sono quelli con vescovo di 3, il cavallo in E2, il cavallo dei 2 gioca in C1, poi dopo B4, cavallo B3. Ci sono questi piani anche. E si arrocca corto. Poi c'è il piano con arrocco lungo, un po' più pericoloso, però con donna D2. Vediamo, vediamo, è ricca di idee. Infatti Botvinnik gioca subito donna D2. E questa, se arrocca lungo, il bianco vuole sbilanciare. Il bianco vuole sbilanciare. Un Botvinnik che sembra un'altra persona, tracotante, non ha più voglia di fare le manovrine posizionali. Tal cambia il pedone e qui vediamo se Botvinnik osa andare a disfare la struttura pedonale, renderla asimmetrica prendendo col pedone E, oppure se continua la simmetria con il pedone C. Se prende col pedone C non arroccherà più lungo. Può prendere anche di cavallo. Di cavallo è interessante, è una cosa nuova. È stata giocata anche da Carson qualche anno fa. Crea una posizione molto complessa. Bisogna studiare queste linee. Io credo che qui Botvinnik prenderà col pedone C. Ha sempre preso col pedone C anche nelle Benoni. Rimane solido, apre la C e arroccherà corto. Vediamo. Infatti prende con C. Ok, che Botvinnik stava per creare un impianto aggressivo, poi ci ha ripensato e ha detto: ma non vogliamo mica creare le strutture asimmetriche che tanto piacciono a Tal. A6, sia per togliere la casa B5 al cavallo e al vescovo, sia per provare un attacco magari sull'ala di donna, anche con B5, perché l'Est Indiana si può prestare anche per il nero
ad un attacco sull'ala di donna tenendo chiuso l'ala di re, rientrando in uno schema Benoni. Infatti, se ci fate caso, questo pedone debole è tipico della Benoni. Il punto è che c'è anche il pedone in E5. Di solito questo pedone non c'è più nella Benoni. È una sorta di vecchia Benoni senza più il pedone C5. Ok? Interessante. Molto interessante. Qui adesso bisogna cercare di sviluppare vescovo e cavallo sull'ala di re. Quindi o cavallo E2, cavallo G3, oppure subito vescovo di 3. Vediamo. Niente di tutto ciò. Botvinnik che è impazzito, gioca G4. Perché gioca G4? Credo che voglia togliere ogni dubbio al nero sul fare F5. Perché l'idea di giocare il cavallo in E2 e poi in G3, ma guardare la casa in F5, e qua questo è un punto critico. Lascia perdere lo sviluppo. Ok, si può fare, però non è da Botvinnik. Cavallo in D7, ok, mossa di sviluppo. Naturale, ora prevedo cavallo E2 e cavallo G3, perché se giochi in questo modo qua, sì. Allora, il punto è questo: se giocate subito il vescovo, lo dovete giocare in D3, ma il vescovo in queste posizioni gioca meglio in E2, perché va a tenere questa debolezza, che è l'unica debolezza del bianco, perché il cavallo andrà in G3. Quindi prima cavallo E2, poi cavallo C3, poi vescovo E2. È rococorto, ci può stare. Vediamo. Infatti Botvinnik gioca prima cavallo E2. Ora, tal che può fare diverse cose. B5 vescovo B7 sarebbe abbastanza intraprendente. Donna in C7 non va tanto bene perché la colonna è aperta, il bianco può giocare torre C1. Donna E7 può essere possibile. Vediamo. No. Tal gioca H5. H5 nell'estindiana si vede raramente, ma è un'idea che spesso usano i motori. Cosa sta facendo Tal? Tal dice: tu vuoi costruirti un solido fronte di pedoni per appoggiare la casa F5. Io te lo spacco. Io te lo spacco. E ora qui credo che Botvinnik sia quasi obbligato a giocare H3. Non potete farvi sfaldare questo castelletto di pedoni perché poi si entra in complicazioni. Vediamo se Botvinnik accetta le complicazioni oppure gioca H3. Vediamo. Io giocherei H3 per non correre rischi. No, Botvinnik proprio non sembra nemmeno lui. Gioca vescovo G5. Si lascia sfaldare la struttura pedonale. Credo che qui Tal prenda il pedone G4. Infatti, ora i pedoni sono disuniti. Questo è diventato debole. Ora la manovra a cavallo in C5, insomma, può dare qualche grattacapo, anche se basterebbe sviluppare il vescovo in G2. È un ordine di sviluppo del bianco veramente strano. Qui, secondo me, questa secondo me è un'idea di qualche suo secondo. Infatti Tal arriva subito con cavallo C5. Ora credo vescovo C2 o cavallo C3. Vediamo. Cavallo C3. Cavallo C3 perché così si riserva di tenere il vescovo su tutte e due le diagonali. Però questo re del bianco è ancora lì centrale, non è ancora arroccato. Qui Tal cosa può fare?
prendersi il pedone in C4. Ma qui Botvinnik ha sacrificato un pedone. Ci deve essere qualcosa di tattico dietro. Vediamo cosa fa Talp. Talp si sberlucca. Il pedoncino se l'è sberluccato. Nella mia variante con H3 non succedeva nulla di tutto ciò. Rimanevo blindato e poi mi giocavo tutto sulla di donna. Ieri ho giocato una partita in un Banter Blitz contro il maestro Fide, non so se maestro Fide, Paolo Formento. Ho perso per il tempo una posizione con pari possibilità. Sono andato a rivederla. Ho giocato un attacco Torre che conosco molto bene. Incredibilmente ho giocato molto molto bene, nessuna sbavatura, però ho perso per il tempo, perché poi quando giochi con i giocatori così forti, ti metti lì a pensare, no? A analizzare. Io l'apertura la conoscevo praticamente a memoria, anche quella variante lì, però poi a un certo punto lui ha giocato una F5 che mi ha lasciato un po' così. E ho dovuto pensare tanto, e pensando tanto sono andato a corto di tempo. Poi sono andato a vedere l'analisi del motore. Lui aveva fatto solo due imprecisioni e io nessuna, perfetta. Cioè, partita da 9 centesimi di pedone perso. Ed era una posizione dove il maestro Carlo Marzano aveva un po' criticato all'inizio il nero, poi la mia mossa H3 aveva criticato, no? Ma H3 mi serve perché devo impedire cavallo G4 e la mia idea era quella di giocare poi donna C3 e stare sulle case scure, approfittando del fatto che avevo i torroni pernigotti meglio piazzati. Avevo un pedone in D5 isolato e un vescovo un po' cattivello, no? A prima vista sembrava che il nero a un certo punto aveva maggiori possibilità. E chiaramente era una posizione di quelle che il bianco è comodo, ha un leggero vantaggio, ma devi giocare sempre preciso e probabilmente è la scelta più sbagliata che si possa fare in una partita blitz, perché in una partita blitz ad un certo punto, se giochi anche in pianti posizionali, ma dove devi essere preciso come una macchina, a un certo punto quando vai giù di tempo rischi di fare un blunder. Io avrei giocato donna C3 se non avessi perso per il tempo, ma non era la migliore. La migliore sarebbe stata donna B1 e quindi già andavo a meno 0-3. Però stavo giocando bene, ma un impianto solidissimo. L'attacco Torre ve lo consiglio perché può andare bene anche per giocatori, diciamo, che non possono studiare tanto. È solido, ha gli stessi schemi del gambetto di donna, ma ancora più solido, diciamo. Quindi, però bisogna stare sempre attenti, nel senso che il rischio è quello di giocare un po' troppo passivo e manovrato, e il nero ha delle opportunità. Comunque, per giocare così bene ho dovuto pensare a un certo punto, e siccome sono un po' lento, chiaramente, ma avrei sbagliato, cioè se fossi andato avanti, avessi avuto un minutino in più, sarei andato avanti e avrei fatto già donna C3 sarebbe stata un'imprecisione e poi incalzato avrei fatto degli altri errori, probabilmente Paolo mi avrebbe battuto comunque perché lui è un 2004, quindi è quasi un maestro internazionale, ci sta. Però ho giocato molto bene, quindi volevo proprio mettere la partita sul binario di un pareggio. Torniamo qui. Ora, Botvinnik ha sacrificato un pedone, ma io qua non lo so. Qui preferisco ancora, forse leggermente, posizionalmente preferisco il bianco, ma qui a livello materiale abbiamo già un pedone in meno. Vediamo cosa dice il motore. Secondo me qui ci sono pari possibilità, ma complicate. Allora, qui il motore non ce l'ha neanche aspettato, devo andare a prenderlo. Ok, una curiosità, credo che il bianco stia meglio da un punto di vista dinamico, ma c'è lo svantaggio materiale. Il motore, un pedone lo valuta un punto, quindi teoricamente dovrebbe essere
meno 1 per il nero, ma dando un vantaggio posizionale di diciamo uno 0,5 almeno in più al bianco, credo che il nero possa vantare un vantaggio di non più di 0,5, ma questo è un vantaggio che il motore dà per già solo per il pedone, quindi per me sono pari possibilità, complicate ma pari possibilità. Vediamo cosa dice il motore. Meno 0,5. È facile capire la valutazione di un motore da una posizione, perché voi dovete già pensare al materiale. Motore deve tenere in conto 1 punto per il pedone, 3 punti per il pezzo, 4 punti,5 per la torre, poi tiene conto da un mezzo punto in più a chi ha la coppia dei vescovi. E quindi, ah giusto, il bianco ha anche la coppia dei vescovi, quindi a questo punto qua, insomma, a pari possibilità. Dovete fissarvi troppo sul numerino. Il numerino è una sorta di contatore che il motore deve darsi per dare un giudizio, però qui siamo umani e quindi qua bisogna capire cosa fare. B4. Attenzione, Botvinnik spara col Kalashnikov. Che sta facendo Botvinnik? Non sembra lui. Secondo me ha messo un cyborg al posto di Botvinnik, un cyborg costruito in qualche fabbrica sugli Urali, perché qui non so. Chiaramente è logica come mossa, scaccia il cavallo, però poi rimangono un mucchio di buchi. E tal, torna a casa Alessi. Bene, ora bisogna capire cosa facciamo di quel vescovo. In G2 rimarrebbe un po' cattivo, però insomma, bisogna anche roccare corto, qua. Vescovo E2 per cambiare i vescovi? No, perché dare la coppia di vescovi quando si ha un pedone in meno? E qui vescovo D3, o vescovo D3 o vescovo G2. Ma vediamo. H3, ok, Botvinnik aggressivo, interroga il vescovo, anche questo è possibile. E chiaramente adesso il vescovo non ha vie di fuga, deve andare in H5. E qui Botvinnik potrebbe giocare coppie di vescovi contro coppie dei cavalli, ma la posizione è ancora un po' chiusa. No, ah, c'era anche la casa F3, effettivamente questa non l'avevo calcolata. E tale gioca vescovo F3, attacca il torrone per Nigotti. Qui Botvinnik deve giocare in maniera non da Botvinnik. Qua anche un torre H2 sembra antiposizionale, non arrocchi più, però. Oppure giochi vescovo G2, ma dai la coppia dei vescovi. Un po' strana la cosa. Se dai la coppia dei vescovi è perché il gioco ancora è abbastanza chiuso. Abbiamo un centro bloccato. Meglio i cavalli, ma abbiamo un pedone in meno però, e poi questo qui bisogna recuperarlo prima del finale. Ah, torre H2. Bravo Botvinnik. Così mi piaci. Un Botvinnik irriconoscibile. Pazzesco. A5, tale spazio intito dal gioco aggressivo di Botvinnik che secondo me è anche sorpreso. Fa una mossa isterica, A5. La mossa per andare a cercare di rompere gli equilibri anche sull'ala di donna. Qui che si fa? Se si fa B5, ovvero se si spinge il pedone e si ridà la casa forte al cavallo. Se si gioca A3, presa e non si può prendere perché dietro c'è il torrone per Nigotti sospeso. Allora che si può fare? Si può giocare torre B1? Il torre B1 già comincia a piacermi. La cattura del pedone A non mi piace tanto perché dopo donna per A5 è seguita da torre FC8 farà una pressione enorme sull'ala di donna. Vediamo Botvinnik. No, Botvinnik spinge. Botvinnik spinge, però adesso la casa C5. Forse Botvinnik, non lo so, pensa che avendo ancora il vescovo delle case scure possa andare a tamponare quel cavallo, però non lo so. Vediamo, poi io avrei giocato torre B1 qua. La posizione è complessa, potrei anche sbagliare. Vediamo il motore cosa ne pensa.
Beh, il motore gioca B per A5, ok. B5, donna di 3. Torre B1. E la quarta linea però è inferiore. È difficile giocare in questa posizione. Questo motore considera buona. Il motore addirittura prendeva il pedone, ma i motori sanno difendersi da qualsiasi cosa. Se c'è una difesa la trovano, un umano non sempre. Ok, tal gioca donna B6 perché dove vuole andare? Forse minaccia donna G1. E vabbè, dai, tasti adesso no. Ok. Forse donna G1 la minaccia. Una minaccia. Vediamo. Vescove 3 adesso? No. Bottini che decide di cambiare le donne con pedone in meno. Vescove 3 mi sembrava più forte. Perché? Vescove 3 non va bene? Gioco parco. No, la preferivo. Adesso donna F2. E tal cambia le donne per forza, per un in più. Poi ritorna per Pernigotti. Bottini che fa leva sul fatto che questo vescovo non ha molte case. Forzata vescovo H5. E qui Botvinnik potrebbe cambiare il cavallo per il vescovo. È un problema, se cambia quel cavallo per il vescovo toglie una difesa dal pedone E4. Un po' incasinata sta roba qua, eh. Un po' incasinata. E infatti Botvinnik non prende il vescovo, spinge ancora. Un pedone infiltrato, però sembrerebbe anche un pedone un po' debole. Che partita. Torre C8, ok, attacca il cavallo sospeso. Cavallo B5. Ah, un cavallo che entra nella posizione, attacca la debolezza in D6, può minacciare di prendere un avamposto, no? Bloccare la colonna. Ok. Ora Botvinnik che ha un bel pezzo. E qui Tal che fa? Cavallo E8. Forse cavallo E8, non so, complesso. Sì, cavallo E8, però potrebbe seguire vescovo E7. Non lo so, un po'. Ah, Botvinnik prende il vescovo, spacca un po' la struttura dei pedoni del nero e adesso gioca vescovo E3. Beh, effettivamente bisognava difendere anche questo pedone. Però si sta semplificando troppo, il bianco ha sempre un pedone in meno. Chiaramente il bianco ha coppia di vescovi, il vescovo delle case scure è più forte di questo vescovo. Cavallo molto bello, i cavalli del nero sono in posizione difensiva. Ora Botvinnik ha solo il problema di questa colonna che non riesce a togliere al nero. Vediamo. Tal mobilita il cavallo. Via col cavallo, troppo pericoloso. Prendi il torrone Pernigotti, ora qui mi aspetto A4 per solidificare definitivamente il cavallo, perché il nero potrebbe minacciare di giocare lui A4. Vediamo. Vescovo D3. Ah, vuole liberare il traversino per la torre. Raddoppi i torroni Pernigotti. Vedete, questa colonna è un po'
è difficoltosa da sfruttare per il bianco, perché adesso le torri non comunicano. Re E2. Ok. Cambiare le torri, tal. Ha un pedone in più, ci sta. Presa, presa. E qui il nero è più, da una parte è più statico, sia come struttura pedonale che come pezzi leggeri, però ha un pedone in più, ha la torre più attiva e queste sono le posizioni che piano piano un giocatore del livello medio-basso, ma anche il mio livello, no? Da candidato maestro, prima, no? Alla fine si rischia di rimanere semplicemente con quel pedone in meno anche nel finale. E bisogna giocare in maniera adeguata. E Botvinnik cambia un altro torrone per Nigotti, perché ha visto che il suo torrone per Nigotti è più passivo dell'altro. Tal non cambia i torroni per Nigotti. Qui il motore cosa dice? Che il bianco sta leggermente meglio, più 0,6. Forse Tal avrebbe fatto meglio a cambiare il torrone per Nigotti. Comunque, adesso il torrone per Nigotti del bianco trova un motivo per giocare. Anche se non lo so, vedo tutto un po' così messo campato per aria da un certo punto di vista. Bianco è legato e anche il nero, sai, ci sono, il nero è legato dal pedone di 6, il bianco è legato dal pedone in B6. Cavallo a 3. Tal prova ad attaccare quel pedone isolato con il vescovo, ma è difeso dalla torre. Botvinnik, guardate che bel gioco di cavalli, adesso è un cavallo migliore perché difende il pedone e attacca i due pedoni di 6 e A6 e A5. Ok, trova sempre un pedone in meno. F5, perché Tal fa F5? Fa F5 perché in caso di cattura cade di 5. E sfaldando tutta la struttura pedonale del bianco. Il bianco sta fermo. Tal può giocare cavallo F6. È interessante F5. Botvinnik vuole provare a difendere tutto, giù torna indietro. Tal cattura ora cavallo F6, credo sia figata. No, Tal toglie prima re. Toglie il re da un possibile scacco in G1, mossa preventiva. Il re sale e ora cavallo F6, credo sia. Infatti, cavallo F6. Ci sono i vescovi di colore contrario, però, quindi un gioco confuso, ma pari possibilità. Qui Botvinnik che manovra, anche Tal, stanno aspettando un errore. Ricollocano un po' i pezzi, vedete, Tal vuole cercare una diagonale migliore per quel vescovo, probabilmente in H6, scacco, re H7, scacco, ora se il nero cambia si va in un finale cavallo contro vescovo, e con questo tipo di strutture non so chi possa averla meglio, io preferisco avere un cavallo, però non so. Pedone in B6 su casa scura, non lo so. Cavallo per. Re per, ok. Vescovo in H6, si sta semplificando parecchio. Ora, cavallo F5 sembra buona, ma arriva lo scacco di torre in C4, salta a 4. Bisogna stare molto attenti. Il bianco, il problema è che la torre non entra di là, eh. Ora, l'obiettivo del nero è prendere il cavallo dopo la presa di re, catturare in D5. E qui bisogna essere molto precisi col bianco. Lo gioca lo stesso. Si prende lo scacco. E cade il pedone a 4. Tal si prende un altro pedone. Ah, cade D6, giusto. Cadendo D6, adesso può cadere anche B7, sì, adesso si sta andando verso una semplificazione
Interessante. Scacco per prendere anche il pedone in D5, presa, attenzione. Attenzione. Non prende il pedone B7, torna indietro. Ma qui Botvinnik ha due pedoni di meno. Ma qui il nero sembra quasi vincente, ma cosa dice il motore? Meno 1,20, attenzione, meno 1,20. Il nero ha qualcosa di vantaggio scuro. H8. Cavallo, qui i tasti stanno un po' andando a ramingo. Cavallo F6, attacca la torre, scacco, re F3. Torno indietro perché minacciava scacco matto e il bianco. Occhio a queste cose qua. Ora torre G6 credo sia naturale, infatti, attacca il vescovo. Tal sacrifica il vescovo perché è uno pseudo sacrificio. Perché se torre per vescovo, re G7 o parte il cavallo o parte il torrone per Nigotti. E intanto Tal spinge il pedone passato. Botvinnik si piglia il pezzo. Re G7, qui torrone per Nigotti per H5 sicuro. No, da scacco. Vuole prendere il pedone in B. Ah, ancora più forte. Recupera il pezzo tal. E Botvinnik si fa un pedone passato in sesta. Questo finale generalmente si può pattare. Si può pattare perché il re non è tagliato fuori. Il nero ha comunque tre isole di pedoni, tutti chiaramente isolati. Il pedone A non è tanto sicuro, vediamo. Scacco. Botvinnik difende il pedone. Tal difende attaccando il pedone. Chiaramente se sposta la torre prende il pedone. C'è un cambio di pedoni, rimane un 2 contro 1, però bisogna stare molto attenti. Botvinnik vuole dare il pedone B per il pedone A. Tal spinge, qui Botvinnik spingerà. Infatti, ma il nero insomma col pedone passato non è facile da difendere qua. Si può pattare, ma vediamo cosa dice dai oggi le frecce. Se gioco pari, gioco pari però può sbagliare solo il bianco. Qui Botvinnik fa un trucchetto, diciamo, no? Un trucchetto da baracco. Se si prende la torre si fa donna. Presa, presa. E qui il bianco deve difendersi. Scacco. Re F3. Scacco. Tal prova a vincere. Botvinnik attacca il pedone H5 e qui si sono accordati per la patta perché comunque obiettivamente il re nero non può entrare, quindi non può aiutare il pedone a spingere, ok? Una partita interessante, molto bella, anche se è stata una patta, ma abbiamo visto un Botvinnik clamorosamente aggressivo. Bene, una patta che fa bene, secondo me, a entrambi. Forse più a Tal che a Botvinnik, perché Tal aveva i neri, perché Botvinnik era in rimonta, veniva da due vittorie. Un'altra vittoria avrebbe compromesso seriamente lo stato psicofisico di Tal, soprattutto psicologico, perché insomma il vantaggio di 3-0 arrivare a 3-3 sarebbe stato deleterio. Ora andiamo a vedere gara 11.
Siamo giunti a gara 11, punteggio sempre vede in vantaggio Tal per 3 a 2. Un Tal che ora ha i pezzi bianchi. Vediamo se continuerà a giocare aggressivo. Credo continuerà con E4, insomma, ci possiamo aspettare un'altra Caro-Kann. Vediamo. No! Cavallo F3 di Tal, pazzesco! Ora, il nostro amico utente Corrado Baldan mi ha sempre chiesto di far vedere qualche partita del gioco posizionale di Tal. Questa è la risposta alla tua domanda. Tal gioca cavallo F3, apertura di, apertura reti, chiusa. Tal faceva il pazzo, ma aveva una profonda conoscenza posizionale degli scacchi ed era un gran finalista. Quindi non è che sta facendo il pesce fuor d'acqua, sta giocando veramente a scacchi. Cavallo F6, Botvinnik decide di andare per una difesa indiana. Vediamo, ora qui. Quando si gioca cavallo F3 spesso rientrano nell'inglese o nella partita di donna o con G3 in un possibile attacco estindiano. L'attacco estindiano giocato anche da Bobby Fischer potrebbe essere l'idea che ha Tal. Infatti fa G3. G6 di Botvinnik, gioca simmetrico Botvinnik. Questo significa che non si aspettava cavallo F3 di Tal, significa che sta giocando simmetrico perché non vuole rischiare, non era preparato sul cavallo F3. E ora sta, non dico improvvisando, ma Tal gli ha tagliato un po' tutta la preparazione su E4. Perché Botvinnik sarà stato convinto che Tal avesse continuato a giocare E4, quindi. Messo sposti spostiazzato, vescovo G2, vescovo G7, arrocco corto, continua la simmetria. Ora, se Tal vuole giocare l'attacco estindiano, gioca D3 e poi E4. Altrimenti gioca C4 e D4 e si rientra in una sorta di catalana. C4. Alla fine, sì, o inglese simmetrica, ora se Botvinnik continua con C5, si entra nell'inglese simmetrica. E infatti, no, C6. Botvinnik interrompe la simmetria per riproporre uno schema più sul partita di donna. Ora con D4 entriamo in una sorta di partita catalana. Ma Botvinnik, Tal gioca B3. B3 quindi è una partita reti pura, con doppio fianchetto. Qui Botvinnik gioca cavallo E4 perché c'è la torre in presa. Molte volte nella reti, insomma, si gioca prima D4, anche E3, poi si fa il fianchetto. Ora qui credo che D4 sia forzata. Infatti. D5, ora siamo in una partita reti vera e propria. Ora bisogna vedere se Tal svilupperà il cavallo oppure prima il vescovo in B2. Vescovo B2, vescovo in E6. Queste sono mosse che ai novizi, i giocatori più esperti, contestano sempre. Perché mettete un pezzo davanti a un pedone. Però l'idea di Botvinnik è quella di catturare il pedone C4. Ha creato una sorta di batteria pedone vescovo. Il cavallo non può andare in G5 perché c'è il cavallo in E4. Ora qui Tal dovrà giocare cavallo B e D2, credo. Infatti difende il pedone
caso di cavallo per cavallo, cavallo per cavallo. Presa. Attenzione, surprise. Tal prende di donna, sacrificando un pedone. E ti pareva che anche se giocava alla reti non sacrificava qualcosa. Però Botvinnik non prende il pedone. Che succede se si prende il pedone? Complicazione. Vediamo un po' il motore cosa ne pensa. Ti consiglio H6, H5. Non prende il pedone il motore. Ma noi dobbiamo controllare cosa succede prendendo il motore, prendendo il pedone. Che succede? Arriva cavallo G5. Cavallo G5 minaccia di prendere il vescovo e di creare un'orribile doppiatura di pedone. Ecco, la posizione del vescovo ha questo difetto, no? Che messo lì così, se viene minacciato da un altro pezzo leggero, in caso di cambio si doppiano i pedoni sulla colonna E. Adesso non c'è più il cavallo in E4, quindi il bianco può giocare cavallo G5. Quindi non ci si può avventurare a prendere quel pedone. Botvinnik gioca cavallo A6. Forse idea C5, non so. Torre C8, torre C1. Donna di 6, cioè alla fine abbiamo assistito alla trasformazione di nelle ultime due partite. Botvinnik è diventato Tal e Tal è diventato Botvinnik. Si sono invertiti gli stili. Uno è diventato da guardia destra a guardia sinistra e l'altro viceversa. Qui Tal gioca cavallo E5. In caso di cambio è presa di pedone, il vescovo in B2 difende. Torre F8, prima o poi minaccia di prendere quel pedone, perché adesso non c'è più cavallo G5. E forse la presa è possibile. Qui giocare C5 non sarebbe una mossa da Tal, però vediamo. Infatti raddoppia. Anche Botvinnik, insomma, una partita lineare, no? Dove i pezzi si mettono a raggi X a distanza, una struttura pedonale che c'è ancora in tensione perché c'è un possibile cambio C4 D5. Donna A5. Qui i giocatori stanno aspettando chi per primo scioglie la tensione dei pedoni. Ed è Botvinnik che scioglie la tensione e prende il pedone. Ora credo che qui prenderà di cavalli. Sì. Anche di pedone, però. Il pedone c'è un problema, c'è il rischio di. No, c'è nessun rischio. Perché su vescovo per cavallo, donna per. C'è una semplificazione. Presa di cavallo. Donna C7, Botvinnik prova a cambiare le donne e Tal non le cambia. Qui Tal sta facendo vedere ai suoi tifosi che Tal non è solo un giocatore aggressivo che sacrifica pezzi, lui è un fortissimo giocatore anche posizionale. Lui sta giocando per vincere, ma in maniera più manovrata. Donna B8, Botvinnik sta cominciando un po' a non capire dove collocare i pezzi. E4. Il bianco ha un bel centro di pedoni, due pedonali affiancato, due toroni pernigotti su colonne centralizzate, i due vescovi in fianchetto, il cavallo in C4, sta benissimo il bianco.
Io qui do già un più, almeno un più uno al bianco. Uno al bianco più strano. Motore un po' tirchio, più 0,5, però ad ogni imprecisione il nero rischia di precipitare. Qui Botvinnik dà la coppia dei vescovi, però il centro del bianco diventa mostruoso. Ah, prende di torre, non di pedone. Io avrei preso di pedone. Mi facevo tre pedoni affiancati al centro. Vediamo un motore come preferisce prendere. Ah, ritorno per negozi è migliore. B per C da solo gioco pari. Vabbè, io sono un campione a trasformare le posizioni vantaggiose in posizioni in pari opportunità. Vabbè, torre per. Cavallo C7. Vescovo H3, obbliga a fare E6. E6. L'idea di tale è riportare, secondo me, il vescovo in G2 e preparare la spinta in D5. Prima o poi. Non è chiaro bene come possa utilizzare poi il vescovo in B2, perché in realtà il vescovo in B2 è sospeso, perché D5 non si può fare. Infatti qua Tal toglie il vescovo. Perché Tal toglie questo vescovo? Vuole andare in F4. Da F4 è micidiale questo vescovo. Perché inchioda il cavallo quasi per sempre. È veramente devastante questa mossa. E non si può parare. Qui Botvinnik secondo me sta come un cane. Infatti toglie la donna preventivamente. Però guardate che la donna in A8 che schifo fa. Che schifo fa! Fa più schifo di una toilette di un autogrill. Veramente. Tal adesso attacca il trone per Nigotti. Allora, Tal ha stupito Botvinnik con cavallo F3 perché ha capito che Botvinnik era si addestravano alla guerra, diciamo al combattimento corpo a corpo. E quindi ha sviato, è andato lui sul gioco posizionale. Guardate i toroni pernigotti come sono passivi del nero. Donna, guardate, il bianco gioca in scioltezza. Migliora sti pezzi, piano piano, lentamente. F5. Qui Botvinnik ha perso la pazienza. Qui Botvinnik ha perso la pazienza. Però è chiaramente difficile da giocare col bianco, bisogna anche essere forti per giocare queste posizioni, non è che puoi improvvisare. Qui adesso c'è una scelta, se si cattura il nero recupera col pedone E, si toglie la debolezza da E6 e apre la colonna, quindi scartiamo la presa. F3 potrebbe essere un'idea. Però Tal potrebbe fare qualsiasi cosa. Vuole cambiare i vescovi delle case scure. Botvinnik accetta il cambio. Mette il torrone di traversino. Qui Tal minaccia. Non lo so cosa. Perché il torrone in E7 è sospeso. Quindi Tal vorrà aprire prima o poi le linee. Botvinnik raddrizza un po' la barca. Guardate come Tal diventa un giocatore man di manovra. Di manovra. Donna mi va ad attaccare il pedone D4. Qua sono posizioni critiche.
Bianco sta meglio, ma è facile pasticciare. Non è una posizione pratica, è una posizione veramente complessa, anche se posizionale, proprio perché è posizionale. Guardate come sta giocando col turrone per Nigotti. Sta giocando a dama col turrone per Nigotti. La sta facendo serpentina. Lascia perdere il pilone di 4. Ma che ha visto? Botvinnik che non prende il pedone. Forse su donna per D4 c'è E per F5 e cominciano le complicazioni. Botvinnik che si vuole parare a tutti i costi. Il torno indietro a difendere il pedone, donna D6. Questa potrebbe apparire una partita noiosa, ma è una partita bellissima da un punto di vista strategico. Questi sono i veri scacchi, dove non c'è un obiettivo concreto. La perfezione dell'astrazione. Guardate. Ok, il nero ha l'obiettivo del pedone debole in D4. Adesso tal cattura. Presa il turrone per Nigotti. Guardate tal come gioca proprio posizionale. Torre 4. Botvinnik ha paura della debolezza in E6. H4. Blocco delle case scure. Re G7, non capisco il cavallo del nero perché non venga messo in moto, tipo giocare una mossa di tipo cavallo B5 per continuare ad attaccare il pedone. Oppure C5, visto che la donna è sospesa a Raggi X. Qui tal mostruoso gioca H5 per aprire la scatola del re. Pazzesco tal. Presa. Bottini dice, un pedone è sempre un pedone, però il re è scoperto adesso. Tal si fionda con la torre per andare a prendere quel pedone. Adesso minaccia donna G5 scacco. Boh, qui Bottini che gioca re G8 per mettere l'altro torrone in G7, però mi sembra che il bianco abbia qualcosa in più qua. Guardate, Talco non ha fretta a prendere il pedone. Gioca il vescovo, che era l'unico pezzo che non giocava. Ok, Botvinnik che va col torrone in G7. E Tal non prende ancora il pedone. Guardate, ammucchia i pezzi. Vuole avere più pezzi possibili. Contro il re. Non si accontenta di recuperare il materiale. Questa è la differenza tra un giocatore normale e un fortissimo giocatore. I momenti, quando è il momento di recuperare materiale, quando è il momento di ammassare truppe, anche quello. Botvinnik che è totalmente sulla difensiva. Tal mette anche la donna dentro il quadrato del Rocco. È interessante. Tal ha quattro pezzi che attaccano, Botvinnik che ne ha due che difendono. E adesso Botvinnik dice, ne ho tre pezzi sul traversino, difesa proprio totale. Qui Tal dovrà recuperare adesso il pedone. Infatti, notate questa cosa qui. Batteria di traversino contro batteria su colonna. Non avete mai visto una configurazione di pezzi del genere? Solo su questo canale vedete certe cose al limite dell'incredibile. Al limite dell'incredibile.
Finalmente il cavallo di Botvinnik entra in gioco. Fu avamposto in D5. Sembra che il bianco non abbia più un attacco diretto perché 4 difese su H7 contro 4 attacchi. E pedoni pari, 3 isole di pedoni a testa, ma qui il cavallo è abbastanza forte su questa casa in D5. Il motore cosa darà? Leggero vantaggio bianco? Già più 1,70. Chiaramente il bianco all'attacco, okay. Però è qui tal toglie la donna, perché ha capito che da lì non fa più nulla. Ora, io avrei provato a giocare una mossa, ma io sono io, sono nessuno. Avrei provato a giocare Torre 5. E poi torre E4. E prima o poi cade. Vediamo se il motore prende in considerazione torre E5. A4, donna C1, donna D2, a torre E5. La quinta linea del motore mantiene un leggero vantaggio, non è tra le migliori, però è un piano che io avrei giocato al volo. Donna D2 è una delle migliori. Cavallo va ad attaccare quei torri pernigotti, adesso si mette in difesa anche il cavallo. Tar continua a tenere pressione, donna D6, torrone pernigotti in F4, maestria della danza delle torri qui di Tar. Guardate, Botvinnik anche, cioè, sta parando tutti i colpi, sta tappando tutti i buchi dello scafo della nave. Qui è veramente una partita impressionante questa. Donna in E3, attacca E6. Botvinnik lascia perdere il pedone, attacca il torrone pernigotti. Cambio, prenderà di donna sicuramente. Donna per. E sembra quasi che il bianco sia lì lì per avere qualcosa, ma poi alla fine non lo prende. Ma tal, guardate, migliora ancora la donna. Questa è una partita che se la giocava Carlsen, si diceva, Carlsen è Dio in terra sul gioco posizionale, ti stritola lentamente, ma qui è tal a fare questa cosa. Questo fa capire quant'era completo in realtà tal. Guardate che manovre. Da questa partita si capisce come gli scacchi siano difficili più degli scacchi tattici. Perché gli scacchi tattici, ok, basta calcolare, se c'è una vittoria tattica, come negli esercizi, il bianco muove e vince, basta che abbiate un po' allenato il colpo d'occhio, la tattica, le trovate le cose. Ma nelle partite dove non ci sono veramente obiettivi concreti, dove tutto è difeso, dove i pezzi sono molto mobili, ma senza continuazioni forzate. È lì la difficoltà degli scacchi. Allora, che è successo? Botvinnik lascia perdere non lascia perdere niente. Gioca donna F3. E qui tal sacrifica il pezzo. Tal sacrifica il pezzo. Se torre per, ah non lo so, no no no, è un finto sacrificio, tipico di Tal, ti fa credere di aver sacrificato il pezzo, perché ora torre per, re per, donna E7 scacco e riprende il cavallo, però la donna del nero è in posizione da dare perpetui, attenzione, presa, ah, prima da scacco, Tal non gioca quello che pensavo io. Forse questa è anche più forte. Può stare. Forse altro scacco in D8. Infatti. Qui prende matto. No, riesce a salvarsi ancora per un giro.
Ora prende la torre, che fa tal qua? Incredibile. Prende la torre, ok. Prende il cavallo con scacco. Ok. Tal ha un pedone in più. Ha un tempo in più. Botvinnik scappa. Altro pedone. Ora Tal va in un finale di donne. Non ha paura di prendere perpetuo. Botvinnik perché va lì? Va lì perché forse il perpetuo lo vuole dare da B1. Perché se dava lo scacco in D, Regi 2, la donna non ha più case chiare da dare scacco. Invece adesso attenzione, minaccia il perpetuo. Tal deve stare attento. Infatti Tal si copre, vuole coprire di donna l'eventuale scacco forse. Scacco. No, va in C2, ora ancora scacco. Che succede qua? Sposta re, scacco, sposta re. Ah, la donna voleva difendere il pedone A2, però no. Il re di Tal, il re anguilla, sguscia, sguscia il re biscia. Guardate. Qui non è Misha Tal, è Bishatal. Guardate, Botvinnik come è praticamente ormai in lacrime. No, sta cercando di legare come i pugili, no, sta cercando di, non so, di far suonare il gong. Però qui Tal si mangia un altro pedone, scacco, copre di donna, scacco, va su. Toglie il re perché c'era la minaccia di scoperta. Presa, scacco. Non sono mai facili da vincere questi finali, ma qui vi faccio vedere che Tal è un magnifico finalista. Non è solo un tattico. Altro pedone mangiato. E vai, vendemmia qua. Tal vendemmia i pedoni di Botvinnik. Botvinnik che spera sempre in un perpetuo. Non si arrende. Di nuovo rabbiscia. Rabbiscia che sguscia. Scacco. Guardate il re di Tal. Guardate il re di Tal. Qui Botvinnik ha abbandonato. Perché adesso Tal riuscirà a evitare i perpetui. Perché ha la donna che difende. E addirittura il re così avanzato minaccia di dare matto lui. Adesso c'è matto in una. È veramente pazzesco. Non so se Tal riesce a forzare le donne dopo donna B2, para di donna e può prendere con scacco però. Lo scacco in B2. Controlliamo un attimo. Se da scacco, dove può andare? Forse può. In E6. Ah, ok, in E6. Va in E6, se prende. Scacco. Ok. E questi tasti oggi cosa sono? Presa. Ok, questo è un finale vinto. Presa. Tal vince la partita in maniera posizionale con cavallo F3. Si porta sul 4-2. Benissimo, andiamo a vedere gara 12. Ok ragazzi, siamo arrivati a gara 12, siamo a metà match. Il match si svolge sulle 24 partite e Tal conduce 4-2. Ora Botvinnik pezzi bianchi, deve assolutamente tornare il Botvinnik bionico. Deve inventarsi qualcosa, altrimenti qui è finita. C4, apertura inglese. Botvinnik
ha visto che con l'apertura inglese aveva vinto bene. Cavallo T6. Vediamo se Tarri entra nei soliti schemi benoni moderni. Ah, qui Botvinnik apre con l'inglese ma rientra subito in una partita di donna. Se gioca cavallo C3, ninza indiana. Cavallo F3, possibile una nuova moderna Benoni. So Botvinnik che vorrà evitare la moderna Benoni giocando cavallo C3. No, cavallo F3. D5. È tal che non gioca più la moderna Benoni. Tal non gioca più C5, gioca D5. Siamo in un gambetto di donna adesso. Tal è in vantaggio di 2 punti. Tal è cambiato. Tal è cambiato. Sta giocando posizionale. Ha incominciato a giocare posizionale col bianco cavallo F3, adesso anche col nero. Non gioca più la rischiosa Benoni moderna. Guardate il cambio di marcia. Tal era capace di giocare in tutte le modalità. Chiaramente lui si divertiva di più a giocare aggressivo, ma era un grandissimo giocatore posizionale. Cavallo F3, ora vediamo, qui si può giocare C6 giocando una semislava, vescovo E7 tenendosi sugli schemi ortodossi, vescovo B4, Ragozin, vediamo. C5, difesa Tarrasch. Anzi, semi-Tarrasch, perché c'è il cavallo in F6. Ah, attenzione. E3. E3. Qui siamo dentro la difesa Tarrasch. Ok, bene. Bene, difesa Tarrasch per Michael Tal. Vediamo qui come andrà avanti la situazione. Interessante difesa. Cavallo C6. C'è tensione centrale qui. Bisogna vedere chi deciderà di cambiare i pedoni per primo. A3. A3 di Botvinnik. Mossa abbastanza particolare. Idea catturare in C5, vescovo per C5, B4. Vescovo D6, Tal vuole roccare corto, presa, ed ora B4, infatti, sembra un gambetto di donna accettato a colori invertiti. Vescovo D6, vescovo B2. A rocco corto, ora qui credo si possa giocare vescovo E2 a rocco corto. No, prima cambio al centro, presa. Ora il nero ha un pedone isolato. Prendere non lo so se sia valida perché si dovrebbe perdere la donna. Se cavallo per donna per, arriva vescovo per B4, scacco e il bianco perde la donna. Ok, però rimane isolato quel pedone. Cavallo B5 di Botvinnik aggressivo, vuole prendere la coppia di vescovi. Ora qui vescovo B8 potrebbe anche andare bene. Infatti Tal gioca subito vescovo B8, idea di giocare A6, scacciare il cavallo. Ora vescovo E2, credo sia buona. Torre C1 può essere buona. Vescovo E2 chiaramente migliore perché deve arroccare. Non ritardate mai troppo l'arrocco. A5, Tal invece punta a distruggere il duo pedonale laterale con A5. A6 sarebbe stata forse troppo passiva, però
volta andato via il cavallo, i pezzi del nero rimanevano collocati in case brutte. Qui Botvinnik cattura, presa di cavallo, ora avamposto in C4 per il nero, a Rocco Corto. Qui il nero può giocare vescovo F5, vescovo D7, idea di piazzare prima o poi il cavallo in C4. Ascensore, rook left, il turno è per Nigotti, si appresta ad andare probabilmente in C6. Poi dicono che il rook left l'ha inventato AlphaZero, queste cose qua, non è vero. Sembra sempre che queste cose le abbiano inventate l'altro ieri, no? Quando sentite parlare, questo è il famoso rook lift scoperto qualche anno fa, qualche mese fa, ma no, ma c'era già tutto. Ok, qui Botvinnik vuole cambiare qualche pezzo, presa, presa. Torre in E8, attacca il cavallo, cavallo in D3. Cavallo in E4. Oh, Sandra! Cavallo in E4. Cavallo F4. Ora attacca la debolezza in D5. Attacca la debolezza in D5. Ora qui vescovo E6. Credo sia una buona mossa. Attal difende coi toroni per Nigotti. Toroni per Nigotti molto bizzarri quelli lì di Tal, interessante. Torre C1. Torre C1. Idea forse cavallo C7 per andare ad attaccare sia l'altro torone per Nigotti che la debolezza in D5. Questo è un chiaro esempio di attacco sul pedone isolato. Torre H6. Mossa misteriosa di Tal. E qui Botvinnik che gioca a cavallo D4, non gioca a cavallo C7. Cavallo C7 sembrava così buona. Ah, forse arriva donna H4, minaccia di prendere qui con matto, sta mucchiando pezzi Tal. Controllava di re, cavallo di 4 può servire a giocare cavallo F3. Qui vedete, Tal vi porta a giocare male perché lui in pratica vi minaccia sempre qualcosa. Voi non potete continuare con col vostro piano, dovete sempre andare a difendervi in qualche modo. G3 vuole chiudere tutto qui Botvinnik. G5 di Tal. Champagne, qui Tal vuole giocare per vincere anche col nero, anche giocando posizionale lui gioca sempre per vincere in tutti i modi. Lui può iniziare posizionale, poi giocare ipertattico, è favoloso. Il problema di Tal è che non aveva la continuità di un Carlsen, di un Karpov, era malato, ok. È stato uno dei più grandi, ma oggi, giocare come Tal non è possibile se non ci si prepara con i motori. Non è possibile. Oggi un giocatore come Tal, che gioca la scacchiera, queste cose qua, viene spazzato via. Perché gli altri hanno in memoria tutte le varianti dei motori. Non puoi sorprendere quasi più nessuno. Ok, forse in una blitz, il blitz Tal era gigantesco, era probabilmente il più forte giocatore blitz di tutti i tempi, forse. Ecco, oggi blitz Tal sarebbe già qualcosa di veramente devastante. Alla Nakamura, ma forse anche di più.
Qui Bottini che vuole cambiare pezzi, cambiare pezzi. Tal, anche lui adesso crea un pedone isolato al bianco. Questa è una partita che alla fine struttura pedonali simili, pedone isolato in B7 del nero, pedone isolato in A3 del bianco, cavallo e cavallo. Due torri a testa, la donna del bianco più attivo che gioco con pari possibilità qui prevedo un pareggio anche perché abbiamo assistito a 5 risultati pieni in 6 partite. Ok, Botvinnik che prova a fare minaccioso col cavallo in E5, Tal minaccia la torre, attacca cavallo. Sacrificio di qualità di Tal. Spaventoso. Bottini prende il cavallo, non prende il toro dai Pernigotti. Chiaramente. Perché minacciava cavallo e F3 scacco. Tal. Ok, attacca la donna. Scacco di Bottini. Tal si rifugia ora. Prendere il pedone. In B7 o non prenderlo. Donna per B7 e torre per D4. Donna per B7. No, Tal non prende il pedone, vuole raddoppiare. Vuole creare minacce, vuole creare minacce. Addirittura forse minaccia donna H3. Vediamo. Botvinnik che si chiude a riccio. Qui Tal cambia le torri. Su donna H3 forse ci si poteva giocare H3, scusate, F3 o F4. Botvinnik che vuole tornare indietro con la donna. Va in H3. F3, forzata. La donna in B5 serviva per difendere la torre in F1. Tal sta un pelo meglio, però Botvinnik sa difendersi, può difendersi. Cambio di un paio di torri Pernigotti, toglie il re. Ok, ora il bianco sta cercando di stabilizzare la posizione. Attacca la donna. Donna in E6, presa. Cambia anche l'altra torre. E qui siamo arrivati in un finale di donne completamente pari. Botvinnik però ha un pedone in più. È riuscito ad avere un pedone in più, ma sarà quasi impossibile riuscire a vincere con le donne sulla scacchiera. E infatti Tal si riprende il pedone in meno. Comunque bisogna dire che i giocatori non si stanno risparmiando. Ci provano comunque fino alla fine. Presa, scacco. Botvinnik adesso di nuovo il pedone in più. Scacco. Guardate questa. Botvinnik sacrifica un pedone. Ah sì, se non è un sacrificio, perché se si prende con la donna cade questo con scacco e non si vince più. Ok, quindi Botvinnik decide di andare in G5, scacco, presa, scacco, Botvinnik vuole provare fino alla fine a vincere. Ma questi finali qui non si vincono. Guardate qua, perpetuo sicuro. Scacco. 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 Qui Botvinnik sta cercando di cambiare le donne, sta cercando di sfruttare quel pedone in più, ma è praticamente impossibile. Scacco. Scacco.
scacco, spinge, scacco. Il motore cosa dà? Infatti gioco pari, perché non si vince più. Questa. Qui si sono accordati per la patta, la partita è stata anche questa una bella partita. Tecnica. Ok, andiamo a vedere la tredicesima partita, ultima della puntata. Ok, tredicesima partita, ultima della puntata, tal pezzi bianchi. Tal è riuscito, insomma, più o meno a contenere Boppini che viceversa. Rimangono 4 a 2. Diciamo che 2 punti in più per Tal stanno cominciando a essere pesanti. Le partite passano, siamo oltre la metà del match. Boppini che ci ha provato un po', però Tal ha risposto a dovere. Vediamo col bianco se Tal torna a giocare 1 e 4 oppure proverà di nuovo un cavallo F3. Vediamo. C4. Tal, vedete, sa anche giocare l'apertura inglese. Tal gioca anche posizionale. C5 variante simmetrica. Botvinnik non vuole rischiare nulla. Cavallo F3. Cavallo F6. G3, G6, scuro. Ah, B6. Vescovo G2, Vescovo B7, arrocco corto. Doppio fianchetto di Botvinnik. D4. Ora siamo entrati qui in una sorta di catalana un po' particolare. Presa di donna. Vescovo in G7. Ora, se non si conoscono questi schemi è facile, insomma, cadere in svantaggio, però cavallo C3, rocco corto, cavallo C6, adesso cavallo C7, attacca la donna. La donna qui generalmente storna in D1, ma Tal può fare qualsiasi cosa. E va in H4. L'H4 non è facilmente attaccabile. H6. Cavallo D5. Ora, facendo H6 non può arroccare corto nero perché seguirebbe vescovo per pedone. Qui Tal aggressivo. E6. Cattura di donna, qui forse una liquidazione. Presa. Torre B1 per spingere in B4. Cavallo A5, attacca C4. B3. Ora, dopo Vescovo B2 si arriva a una serie di cambi con, insomma, una struttura non simmetrica, ma e qui però Botvinnik che minaccia di prendere la qualità. Ora, Vescovo B2 si deve giocare, perché su Vescovo per B1 segue Vescovo per F6, attacca torre e Vescovo attaccato. Ok, e se il nero prende il Vescovo, torre per B2 si toglie dall'attacco. E infatti, queste sono posizioni che conosco abbastanza. Gioco spesso questi schemi qua. E qui si sono accordati per la patta. Tredicesima partita, un po' così, sono voluti riposare. Tal col bianco mi ha un po' stupito perché non ha affondato il colpo, ma potrebbe essere il segnale dell'inizio delle coliche. Tal vuole riposarsi un attimo. E provare un po' a tenere questi 2 punti di vantaggio. Botvinnik alla 14ª dovrà buttare tutto dentro perché non si può più aspettare. Bisogna cercare di vincere assolutamente perché poi passano ancora 3-4 partite. E poi viene sempre più difficile. Ogni partita che passa è sempre più difficile. Bene. Spero che questi video sui mondiali vi stiano piacendo. Entro la prossima settimana, ovvero martedì e mercoledì, finirà il match Tal-Botvinnik. Questo venerdì, ovvero dopodomani, parlerò all'ombra dei campioni di un giocatore sconosciuto, uno statunitense, non vi voglio
rivelare il nome perché poi magari qualche altro canale mi anticipa e fa il video da 10 minuti. Ok? Perché ho notato che certi canali sembra che prendano spunto dai canali minori, vedono idee interessanti, cose nuove e poi le ricopiano. Quindi bisogna stare attenti. Sono dei canali che io ho fatto il video su Wolf Anderson e tal, ovvero gioco posizionale contro gioco tattico, e ho visto dei canali che hanno ripetuto insomma, il format di gioco tattico contro gioco posizionale, hanno fatto vedere tal contro Karpov, no? Cioè, bisogna stare attenti, perché un canale come il mio è poco visualizzato, no? Ha circa 650 utenti, ma quelli che ne hanno 10.000 sono più visualizzati. Allora cosa fanno alcuni? Se il canale è interessante ma è poco seguito, vanno a vedere cosa fa quel canale, ne riprendono qualche idea, la ripropongono, così il merito se lo prendono loro per aver trovato certi personaggi, certe partite, ok? Quindi non vi rivelo chi sarà. Vedrete poi dal titolo della premiere. Posso dirvi che un giocatore sconosciuto, americano degli anni, fine anni 20, inizio anni 30, ovvero all'ombra di Capablanca e Aliekhine. Ok, poi la prossima settimana finiremo il match qui con tale Botvinnik. Parlerò di un altro personaggio all'ombra dei campioni e poi mi faccio una settimana almeno di pausa. Così avrete tempo di andarvi a vedere i vecchi video, perché se continuo a fare video, si ammucchiano i video e voi non avete tempo materiale, siccome sono lunghi, di vederveli e le visualizzazioni dei video passati, cioè o salgono quelle dei video passati oppure salgono quelle dei video nuovi. Dovete avere un po' il tempo per assemblare un po' tutto, no? Faccio 3 video barra 4 alla settimana e sono tutti lunghi, quindi devo darvi il tempo di andare a vedervi anche i vecchi video. Quindi farò minimo una pausa di una settimana, se non due, perché devo far decantare un po' e devo dare la possibilità alle persone di andare a vedere soprattutto i video vecchi. Poi ritorno di nuovo, perché anche questi cicli mondiali sono lunghi, magari possono apparire noiosi, ok. Va bene ragazzi, con questo è tutto, mi raccomando like, un'altra cosa che voglio dirvi, l'ultima, io di solito faccio sempre la pubblicità sui social, sui video che faccio, ma sta diventando un po' stucchevole, nel senso, forse sti gruppi si vedono sempre, stasera alle 22 ci sarà il video, stasera alle 22 ci sarà il video, ok. Potrei risultare noioso, potrei risultare pedante. Ora, se volete sapere quando ci sono i miei video, a che ora sono, cliccate la campanellina, ok? Cliccate la campanella e avrete le notifiche di quando arrivano le mie premiere. Perché non posso sempre invadere Facebook ogni giorno, insomma, dell'appuntamento, perché poi alla fine può essere controproducente. Va bene, con questo è tutto, ci vediamo venerdì, ciao e arrivederci.